È un evento di straordinaria rilevanza dal punto di vista ecclesiale ma anche sociale. E per l'Aquila rappresenta non soltanto il segnale di una proiezione, come ho già detto, della perdonanza a livello universale con la venuta di Papa Francesco. È una città che nella visita di Papa Francesco ha trovato un motivo di speranza e una spinta ulteriore per protendersi con coraggio verso il futuro. Beh, una giornata straordinaria, un'emozione grandissima, un enorme senso di gratitudine nei confronti di Sua Santità, della Chiesa Aquilana, dell'Arcivescovo, il Cardinale Perrocchi, che tanto hanno voluto, desiderato insieme alla comunità aquilana questo appuntamento, la consacrazione a livello universale del messaggio di Celestino e della perdonanza celestiniana. Davvero momenti molto molto intensi, avere il privilegio di accogliere il Santo Padre in un momento così epocale, dopo 7 secoli, l'apertura della Porta Santa, vedere e sentire così da vicino questi colpi impetuosi dati da un Papa fisicamente fragilissimo, abbiamo visto anche con quanta difficoltà, e questo dà anche la dimensione dell'importanza che lui ha voluto riservare e del privilegio che ha voluto concedere alla nostra città, alla nostra terra. La mia città è una basilica che io amo oltre l'immaginabile, una bellezza straordinaria, mi ricorda quanto era forte e potente l'Aquila del 200, e poi la perdonanza è veramente un sollievo dell'anima. La presenza del Papa. Ebbene, una grande festa.